Ciao, sono Matley, artigiano digitale, e in questo video vi parlerò delle tecniche base di verniciatura del legno. Tutto l'occorrente l'ho trovato da Hobby, lo potete leggere sotto in descrizione o sul sito di Hobby Italia. Analizziamo nel dettaglio gli strumenti necessari, ed in particolare pennelli e rulli, che si dividono a loro volta in due categorie: pennelli per vernici ad acqua e solvente, rulli per vernici ad acqua e solvente. Partiamo a parlare di vernici, e vi anticipo già che ce ne sono milioni, ma cerchiamo di semplificare il tutto a quattro tipologie di utilizzo: le applicazioni da interno trasparenti, le applicazioni da interno colorate, e invece dall'altra parte abbiamo applicazioni da esterno trasparenti e applicazioni da esterno colorate. Ricordate però che in tutti questi casi, prima di effettuare una verniciatura, dobbiamo eseguire un'adeguata levigatura. Passiamo ora ad analizzare i vari step delle quattro tipologie di applicazione. Primo caso, verniciatura da interno trasparente. Partiremo con un primo strato di vernice trasparente che poi, non appena sarà asciutta, levigheremo con una fibra abrasiva per poi applicare un secondo strato di vernice trasparente. Secondo, verniciatura da interno colorata. In questo caso applicheremo un primo strato di smalto colorato e, a seconda dell'intensità del colore raggiunto, sceglieremo se applicarne un secondo strato. Terzo, verniciatura da esterno trasparente. Qui utilizzeremo dell'impregnante trasparente per poi eseguire una levigatura con una fibra abrasiva e, per finire, uno strato di vernice trasparente per sigillare tutti i pori. Ultimo, verniciatura da esterno colorata. Qui utilizzeremo dell'impregnante per poi eseguire una levigatura con una fibra abrasiva e poi completeremo con uno smalto colorato a nostro piacimento. Partiamo ora ad analizzare le tecniche di applicazione della vernice con pennelli e rulli. La tecnica corretta è questa. Carico il pennello per il primo centimetro, non oltre, perché quella vernice non verrà poi scaricata nella superficie del pannello. Poi posiziono il pennello sul bordo e arrivo al bordo opposto per poi eseguire l'operazione inversa. Attenzione però a non partire prima dello spigolo, altrimenti scarichereste la vernice tutta sul bordo senza applicare nulla nella superficie. Vediamo ora la tecnica di applicazione della vernice a rullo. Qual è il vantaggio? Mi permette di coprire una superficie maggiore in minor tempo, però è meno precisa del pennello. Vediamo la tecnica nel dettaglio. Verso la vernice all'interno del contenitore, che mi aiuterà a dosarne la quantità presente nel rullo. Successivamente posiziono il rullo all'inizio di un bordo e arrivo al bordo opposto, anche proseguendo, facendo però attenzione a non partire prima dello spigolo, e poi ripeto l'operazione nel senso opposto. Fate attenzione però che, se volete dipingere anche il bordo, vi consiglio di partire da quello. Bene, ora avete visto le tecniche principali di verniciatura del legno. Mi raccomando, indossate i dispositivi di protezione individuale prima di eseguire queste operazioni. Io vi do appuntamento al prossimo video e buon fai da te!